Gianni Colaccione, qua davanti alla Regione. Oggi ci sta un presidio dei lavoratori dell'Alma Viva e siamo in compagnia di Tiziana. Tiziana è RSU della CGIL e ci spiega un pochino. Alma Viva è una società, diciamo, di servizi alle imprese, comunemente considerati, insomma, si chiamano call center. E Tiziana, quali sono i termini della vertenza e soprattutto qual è, insomma, il momento di crisi che sta passando Alma Viva? Allora, la società di Alma Viva è una società, il primo call center d'Italia di outsourcing in realtà. La crisi che sta vivendo è una crisi grande, perché il 28 agosto ci ha comunicato l'apertura di una cassa integrazione straordinaria per cessazione per uno dei centri dell'azienda, via Lamaro, quello che era ex Atesia storicamente. Cessazione attività, quindi a zero ore, quindi licenziamenti certi, perché spostano, in realtà la verità è che sposterebbero le attività da Roma ad altre sedi della stessa azienda, in particolare al sud. Problema principale: costo del lavoro. Problema dichiarato dall'azienda è sostanzialmente produttività, inefficienza, assenteismo del lavoratore stesso. Ora la trattativa si è svolta in giorno 20, con 26 ore di trattativa, 26 ore al tavolo, in cui non si è riuscito a trovare una quadra. Si è rotto il tavolo e si è riaperto oggi. Oggi l'azienda ci cambia un pochettino le carte in tavola, ci dice che passa la cassa integrazione da straordinaria per cessazione a straordinaria per ristrutturazione, a rotazione e non più a zero ore. Ci dice che non ci saranno persone che con criteri X andranno a zero ore, ma ci saranno delle verifiche legate alla produttività e alla qualità del lavoro, di gruppi di lavoro e del singolo. Ci dice che investirà sicuramente sul centro di Roma, ci dà una garanzia di prolungamento dell'affitto della sede di un anno solamente. Fondamentalmente di base ora stiamo per risalire su, stiamo continuando la trattativa senza dubbio, non vogliamo alzarci e andarcene, però con questi presupposti non c'è possibilità di andare avanti, perché non possiamo andare a togliere i diritti ai lavoratori, non possiamo cedere su ricatti che l'azienda ci fa da anni, quindi con questi presupposti non possiamo andare avanti. Ora risaliremo sicuramente, non abbandoniamo il tavolo perché è questione di correttezza sindacale, però questa è la situazione reale. Se non si troverà un accordo entro oggi, fondamentalmente l'azienda da domani aprirà la cassa integrazione per cessazione, così come aveva detto. Avremmo sperato di non arrivare a questo, ma i presupposti non ce li hanno dati e questo è quanto. Le sigle sindacali quante sono presenti e sono unitarie in questa battaglia? Allora, per quello che posso dire, sono presenti CGL, CISL, UIL, UGL e i COBAS. In realtà siamo tutti, sembra, discretamente unitari. Ora ovviamente al tavolo siamo ancora in fase trattativa, per cui stiamo cercando di esporre le posizioni. Sicuramente siamo tutti unitari se non vedere licenziati 632 lavoratori. Le posizioni usciranno fuori pian piano, vedremo se si riuscirà a raggiungere una quadra del discorso. Comunque la posizione è unitaria, non si ha voglia di vedere licenziare persone, non si ha voglia di ledere i diritti dei lavoratori. Un'ultima cosa rapidamente: quanti lavoratori coinvolge questa vertenza? Attualmente 632 lavoratori, quindi di una delle tre sedi di Via Lamaro, di una delle sedi di Alma Viva, che è Via Lamaro. Il dubbio che si possa estendere a tutte le altre sedi ce l'abbiamo, però al momento sono 632 lavoratori. Siete coordinati, l'ultima domanda, con altri lavoratori, diciamo colleghi di altre aziende che stanno passando questo periodo di difficoltà? Al momento no, non ci siamo organizzati, abbiamo gestito la vertenza solamente, insomma, tra noi, abbiamo comunque colleghi di Teleperformance che hanno comunque una situazione analoga, per cui non è da escludere che eventuale percorso lo proseguiremo insieme. Grazie Tiziana, in bocca al lupo. Qui al presidio organizzato da Alma Viva davanti alla Regione Lazio siamo in compagnia di Andrea, che è un lavoratore. Andrea, fino adesso le vostre condizioni di lavoro, insomma, l'azienda come si è comportata, sta per regolare con i pagamenti, insomma? Per quanto riguarda i pagamenti non mi risulta che ci siano stati mai ritardi. Le condizioni di lavoro in sé non sono dei più floride, nel senso non ci sono mai stati investimenti riguardo alla sanità del posto di lavoro, cioè, e nemmeno riguardo la formazione, quindi fa strano che poi vengano richieste qualità e salute ai lavoratori quando l'azienda non ha mai investito da questo punto di vista, dopo aver preso soldi pubblici o anche soldi nostri in vario modo a seguito delle assunzioni del 2007. Senti, sono presenti anche dei precari nel vostro stabilimento dove lavorate? A Via Lamaro ci sono dei lavoratori a progetto, sì, ci sono diversi che lavorano su alcune commesse, non ti so dire quali, però so per certo che ci sono dei lavoratori a progetto.
Senti, un'ultima cosa che ti volevo chiedere, è presente in Almaviva, diciamo, il problema delle delocalizzazioni? Almaviva ha delle sedi all'estero, allora, per il momento stanno tentando di delocalizzare all'interno dell'Italia, quindi chiudere a Roma, aprire a... hanno già aperto in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Lombardia. E poi ci sono anche delle società all'estero, ad esempio in Brasile, dove pare che stia andando molto bene. Però io parlavo appunto dei volumi di lavoro che potrebbero magari transitare all'estero, perché in altri casi è successo che la manodopera costa meno e poi non si trova più lavoro qui in Italia. Ad esempio, per un periodo, quando ero collocato sulla commessa 119, ricordo che alcune esigenze venivano gestite da colleghi tunisini. Ovviamente con tutti i problemi del caso riguardo alla comprensione della lingua, ad esempio. Non so come sta andando avanti quella questione, diciamo, trattandosi di call center prevalentemente comunque la lingua è importante, dare un servizio di qualità come vuole tanto l'azienda, insomma. Senti, un'ultima cosa, tu quanto tempo è che lavori per Almaviva e quanti anni hai? Allora, io ho quasi 27 anni. Sono entrato in Almaviva nel maggio 2005 con contratto a progetto e a seguito della vertenza che è stata portata avanti nel 2007 sono stato stabilizzato con contratto part-time a 4 ore a tempo indeterminato. Grazie, grazie, in bocca al lupo. Libri.tv, Gian Nicolacioni, siamo in compagnia di Sabrina, lavoratrice appunto di Almaviva, che ci esponeva alcune perplessità sul fatto appunto che questa azienda sta chiedendo la cassa integrazione. Sabrina, quali erano queste tue perplessità? La mia perplessità è che la gente dovrebbe capire che la cassa integrazione non è una soluzione per tutti, anzi è un peso di più per la comunità, specie in questo momento in cui la Regione Lazio è coinvolta da tanti scandali che si sono mangiati tanti soldi. Andare a gravare con la cassa integrazione di non so più 632, siamo diventati quasi 800 lavoratori che andranno in cassa integrazione, una cassa integrazione che non ha motivo di esistere, perché hanno chiesto una cassa integrazione per chiusura, cessazione di azienda, mentre invece l'azienda ha già delocalizzato al sud, dove ci sono degli incentivi statali, anche se loro negano questa cosa, ma è così, hanno assunto 1200 persone a Palermo, a Rende, a Catania e a Napoli e hanno spostato tutte le commesse che c'erano sulla sede di Roma. E tra l'altro il rischio grosso è che non mettano in cassa integrazione solo noi, ma alla fine mettano anche tutti gli operatori che stanno a Roma, siamo circa 4500 persone, almeno così mi risulta. Senti Sabrina, stavo chiedendo anche ai tuoi colleghi che tipo di incidenza c'è di precariato. Ma da noi, allora, noi diamo fastidio all'azienda proprio perché non siamo più precari, perché noi nel 2007 abbiamo avuto la stabilizzazione del contratto, abbiamo quindi tutti quanti un contratto a tempo indeterminato. Per avere questo contratto abbiamo dovuto rinunciare ad anni e anni di contributi quando eravamo precari. L'azienda ha già preso degli incentivi che stanno terminando, ecco perché ci vogliono mandare in cassa integrazione, e siamo stati costretti a firmare delle liberatorie che liberavamo l'azienda da tutto il pregresso, e oltretutto dovevano portarci a 6 ore, mentre invece dopo 5 anni siamo ancora a 4 ore, e vivere con 4 ore di stipendio, insomma, va da sé che non è molto facile. Senti Sabrina, le hoste RSU e i sindacati, insomma, vi sentite ben rappresentati da loro? No, purtroppo no, nel senso che in questi ultimi tempi sembrerebbe che sono molto compatti nel stare dalla parte del lavoratore, anche se c'è sempre l'impressione che poi alla fine vogliano giustamente essere dei mediatori tra l'azienda e il lavoratore. Noi abbiamo dato mandato a tutte le RSU di tutte le sigle di non firmare assolutamente un accordo per una cassa integrazione straordinaria, che è un'anticamera del licenziamento praticamente, perché poi si sa che insomma con la straordinaria non rientri, ma soprattutto perché non c'è motivazione, non c'è un calo di lavoro, non c'è una chiusura di commesse, il lavoro c'è, la telefonia è l'unico settore, io lavoro per conto di team, cioè rispondo per quanto riguarda il cliente team, e la telefonia è un settore, è l'unico settore che è in crescita in Italia e nel mondo, per cui non c'è questa crisi, ecco perché siamo arrabbiati.
quindi diciamo le commesse ci sono nell'azienda e il settore, insomma, per quanto riguarda questa azienda va bene, insomma, ci sta una certa... Almaviva Contact credo che sia il call center più grande d'Italia, gestisce le chiamate non solo dei maggiori clienti che possano essere team consumer, team business, Mediaset Premium, IMSS, Eni, poi tante altre magari non le so, gestiva anche il call center dell'Alitalia, lo 060606 del Comune di Roma, è tutto del signor, del nostro datore di lavoro, il signor Tripi, quindi non è che gli vadano poi così male, basta guardare i bilanci della società. Grazie Sabrina e auguri per questa lotta. Grazie. Abbiamo incontrato Ennio che si è interessato in qualche modo di proporre all'azienda la soluzione del telelavoro. Ennio, come l'ha presa l'azienda e come hai, diciamo, formulato questa tua richiesta? Ma noi siamo partiti da un'idea molto semplice, il fatto che comunque il telelavoro è già previsto dal nostro contratto di categoria, per cui essendo un contratto di categoria firmato dai sindacati e firmato anche da noi stessi, è già strutturato in un articolo del contratto. È comunque una proposta che potrebbe, secondo noi, funzionare nel momento in cui, lavorando in una società che vanta di essere leader nel settore dell'information technology, nella telecomunicazione, ha tutta comunque la struttura e le conoscenze, quelle che loro chiamano il know-how, per poterlo applicare. È comunque una modalità che viene applicata in tantissimi paesi europei, noi siamo sempre un po' il fanalino di coda. Guarda caso, proprio nelle criticità che denuncia l'azienda, il telelavoro risulta, dai dati appunto di cui siamo a conoscenza, che risulta risolutivo per questo problema. Poi perché comunque all'interno del telelavoro c'è tutto un insieme di altri di cose, diciamo, di contenuti che vanno dal miglioramento della mobilità all'interno della città come Roma, dove comunque è praticamente impossibile muoversi in poco tempo e con mezzi pubblici, per cui va a vantaggio anche della qualità della vita, specialmente in un settore come quello del call center, dove il 70-80% è formato da donne che comunque hanno magari problemi con la maternità, visto che non ci sono asili aziendali in questa azienda. E poi perché comunque la gran parte dei colleghi lavora part time, per cui lavorando part time diminuiresti tantissimo le spese per quanto riguarda il trasporto, la benzina sta aumentando, aumentano pure i trasporti, per cui comunque era una soluzione che secondo noi andava presa in considerazione per poter poi portarla su in trattativa come una possibile diciamo soluzione alla cassa integrazione, poteva essere tranquillamente utilizzata anziché in maniera, diciamo, come strumento di flessibilità nei momenti di crisi. Durante le Olimpiadi a Londra il comune ha adottato il telelavoro proprio per evitare la congestione del traffico, per cui ha fatto lavorare diciamo, i dipendenti pubblici, li ha messi a lavorare con il telelavoro. Quindi una soluzione che secondo me andava, diciamo, proposta, era un momento importante questo, perché comunque è una soluzione che secondo noi migliorerebbe tanto la qualità della vita sia lavorativa ma anche la vita sociale di tutti noi, questo è. E poi perché era strutturata nel contratto, per cui era tutta definita, quindi noi stiamo raccogliendo ancora le firme, per cui ancora non abbiamo, però l'azienda sa che c'è questa raccolta firme, lo sanno i sindacati, ormai lo sanno un po' tutti, per cui basterebbe che in una di queste trattative magari i sindacati la portassero effettivamente come proposta, anziché accettare sempre delle richieste da parte dell'azienda. Senti Ennio, come te lo spieghi, questa è una considerazione un po' di tipo più generale, che in Italia questo tipo, questa modalità di lavoro non decolla? Ma penso sia un po' un pregiudizio, forse, molto probabilmente, non lo so, da quello che so, da quello che ho letto sembrerebbe più un deficit culturale tipico nostro, perché poi comunque nel resto d'Europa viene applicato tranquillamente, la cosa che in realtà noi abbiamo notato
da diciamo delle ricerche fatte in internet, per esempio ci sono alcune aziende importanti come sembra Poste Italiane e addirittura l'Enel, comunque stanno utilizzando il telelavoro proprio nel settore dei call center, del customer care, per cui non si riesce a spiegare, ovvero io non ce l'ho una spiegazione, noi possiamo soltanto fare una proposta, poi ognuno dovrà prendersi diciamo le responsabilità e poi trarre le conclusioni su perché non viene applicato. Certo è un dato un po' deprimente pensare che siamo un po' il fanalino di coda sotto questo aspetto, per cui come in tante altre cose. Ennio, ti ringraziamo e buona fortuna. Grazie a voi.